Strambelli corre, Riefolo, Strambelli cerca però di aggirare e ci riesce Caputo, pallone dentro, Sapri con i guantoni e poi Giambuzzi, e lui a portare il vantaggio. La Fidelisandria ha una calamita sui piedi in questo 2024. È un momento magico per Esteban Giambuzzi, che si fa trovare sempre al posto giusto, anche in questo caso bravissimo a sfruttare una situazione non semplicissima. Questo calcio di punizione, 17 minuti più recupero al termine, 17 minuti più recupero per cambiare ancora il risultato. Va Caputo destro, gira un gol, c'è il pareggio del Barletta con Ngom, il destro tagliato di Caputo, la testa di Ngom che dopo un periodo di appagamento torna a farsi sentire e torna sul tabellino dei marcatori. Molto incisiva la punizione di Caputo, che ha trovato a centro aria Ngom, un pareggio che il Barletta ha inseguito a lungo in questa partita e l'ha trovato nel momento in cui ha cambiato un po' le sue carte in attacco. Non è dentro adesso da Russo, attenzione perché Russo con un look va a pescare Michele Scaringella, il contrasto occhio a Cecere, c'è il 2-1 della Fidelisandria, sempre lui, una tassa per gli avversari, Simone Cecere. C'è incredibile come Landri riesca ad ottenere gol dai suoi centrocampisti, anche questo ragazzo del 2005 mostra sempre una propensione a trovare il tempo giusto nell'area avversaria, questa volta ha sfruttato al meglio il passaggio di Russo, il